Centesimo giorno, oggi 100 giorni che dal trapianto di capelli. Infatti, devo dire che sta succedendo qualcosa di molto particolare. Perché? Perché si stanno infoltendo veramente tanto e sono davvero contento. A parte i capelli bianchi, perché i capelli bianchi ci saranno, questo ne ho fatto conto, ma non importa, perché tanto l'uomo brizzolato fa anche più bello. Quindi, allora, vi faccio vedere in che situazione sono. È molto strano vedere qui i capelli che se ne vanno all'ingiù. L'altro giorno mi sono passato con il phon e guardatevi, vi faccio vedere un po' così, così si vede un po' meglio. Allora, vedete? Allora, qua mi mancano ancora un pochettino, diciamo che sono un po' rari. Anche qui tende a essere un pochettino raro, ma se vedete, capello ce n'è, il capello c'è. Davanti veramente è straordinario, perché veramente si sono infoltiti parecchio. Infatti, allora guardate qua, guardate i capelli bianchi, mamma mia quanti siano, vabbè, vedete qua come se ne vanno giù, incredibile. È già un altro viso con i capelli. E l'altro giorno mi sono fatto con il phon e svolazzavano tutto, vi lascio la clip un attimo di qua, se la vedete che svolazzavano, io me la ridevo, mia moglie se la rideva perché andavo col phon. Allora vi faccio vedere cosa utilizzo, perché qualcuno mi ha chiesto cosa utilizzi come kit di cura. Loro, quando sono stato in Turchia, mi hanno dato un kit. Questo kit è molto costoso, perché sono tutte vitamine, sieri, molto molto utili, perché sono comunque bio, tutti con prodotti naturali all'interno. Infatti io vi faccio vedere. Inizialmente per la cura del cuoio utilizzavo questo qui, vediamo se me lo metto a fuoco, utilizzavo questo qua che è uno spray che va sull'asciutto, cioè dal capello asciutto, perché questo aiutava un po' sempre il rinforzo del follicolo e la cura del cuoio capelluto, quindi andava spruzzato a secco e poi massaggiato un pochettino, proprio leggermente, questo iniziale, per poi fare lo shampoo con questo. Questa è una schiuma che facevo lo shampoo, la passavo sopra palpando leggermente, quindi non andavo a strofinare, andavo a palpare piano piano per distribuirlo. Aspettavo 40 minuti con questo in testa e poi mi risciacquavo. Quindi con questo qui ci ho vissuto per 2 settimane, 2 settimane. Dopodiché con questo, infatti ancora ce n'è un po' ma non lo uso. Dopodiché, volendo forse posso usarlo, però non vorrei fare effetti strani. Dopodiché sono passato allo shampoo proprio naturale. Questo shampoo sono ricchi di vitamine, ci sono aloe vera, infatti qua dice massaggiare sul capello bagnato con le dita e tenere per 5 minuti. Questo qui, vediamo se si vede di qua, lo fa vedere, sì, così. Ha tutte queste qui, aloe vera, ortiche. Tutte sieri che servono per l'anticaduta del capello e il rinforzo del follicolo. Questo pure la stessa cosa. Dopodiché mi hanno dato questo siero, che anche questo qua adesso non si vede bene, però c'è scritto tutte aloe vera, tutte robe naturali che va inserito qui dentro. Quindi va inserito qui dentro, si agita e questo sarà lo shampoo che utilizzeremo. Io sto usando un giorno sì e un giorno no. Dopodiché io ogni giorno, da quando ho fatto il trapianto, sto prendendo queste, vediamo se si vedono. Sono delle compresse, vediamo se vi apro così. Voilà. Si vede, sì, si vede. Sono delle compresse. Queste qui le prendo al mattino e alla sera, ogni giorno. E me ne hanno dati 4, quindi per 45 giorni, 90, 180 giorni io prenderò questi, ok? Perché dentro ce n'è 90,
due volte al giorno, sono 45 giorni. Quindi è un supplemento, questo qui, che se andiamo a vedere cosa ha, potete vedere qua, ha tutti il follicolo. Aspetta che io lo sto leggendo dalla fotocamera e non riesco. Allora, per l'aiuto del follicolo, tutti i ginseng, vitamina B, B2, B5, B6, B12, vitamina A, vitamina D, vitamina E, tutte vitamine, tutte naturali. Quindi questo qui serve per aiutare la crescita del capello. Devo dire che sono molto contento. E fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se volete, se siete anche voi in una situazione del genere, state pensando se andare o no, potete scrivermi, contattatemi. Vi lascio qui sopra il link di Telegram, voi qua mi potete scrivere e ci possiamo sentire. Quindi mi raccomando, rimanete al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao. 100 giorni.